Buonasera, 26esima domenica durante l'anno, continuiamo la lettura del Vangelo di Marco, questo viaggio che Gesù sta facendo verso Gerusalemme con i suoi discepoli e che diventa un viaggio di iniziazione dei discepoli, nel senso che Gesù, lo dicevo l'altra volta, cerca di spiegare ai discepoli chi è lui, come fa il Messia e come si è suoi discepoli, e questa volta proprio questo riguarda l'essere discepoli. Leggiamolo insieme, è al capitolo 9 del Vangelo di Marco, dal versetto 38 al versetto 48. Gli disse Giovanni: Maestro, abbiamo visto un tale scacciare i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito, perché egli non viene insieme a noi. Gli rispose Gesù: Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che operi un miracolo nel mio nome e che possa subito dopo parlare male di me. Infatti chi non è contro di noi è per noi, poiché chi vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Chi poi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli si appendesse al collo una pietra da mulino e fosse gettato nel mare. Che se la tua mano ti dà scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con tutte e due le mani nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Parimenti, se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che essere gettato con tutti e due i piedi nella Geenna. Ancora, se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che essere gettato con tutti e due gli occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Allora, è un Vangelo un po' strano, un po' fuori dall'ordinario, diviso chiaramente in due parti. La prima parte c'è questa presa di posizione dei discepoli che si rivolgono al maestro proprio con questo nome, maestro, didascale, maestro. E Giovanni dice: abbiamo visto un tale che operava miracoli nel tuo nome, cioè che operava miracoli in unione con te, comunque nel tuo nome, in sintonia con te, e gliel'abbiamo proibito, perché non veniva con noi. Ora, questo noi è la prima volta che entra nel Vangelo, e questo noi è un noi molto particolare. È il noi che definisce un ambito sull'esclusione. Ci siamo noi, che siamo quelli che seguono Gesù, c'è quel tipo lì che fa quello che facciamo noi, ma non viene con noi. È fuori, è da un'altra parte, è diverso. Ora, i discepoli hanno appena finito di litigare per sapere chi era il più grande. Ma di fronte a questa minaccia esterna, qualcuno che dall'esterno insidia la loro unicità, il loro essere gli unici discepoli, i discepoli preferiti, diventano una cosa sola, diventano un noi. Un noi che definisce un voi. Un noi che definisce un altro, uno fuori, uno che non c'entra. Ora, io stavo pensando, non so se condividete questa riflessione, però a me è venuta spontanea. Mi è venuto spontaneo pensare al nostro mondo, alle nostre comunità. Mi è venuto spontaneo pensare alla politica, dove non esiste più un'identità di partito, di cose del genere. Esiste un'identità di interessi. Ci sono i nostri interessi e gli altri sono fuori dai nostri interessi. Ci siamo noi che abbiamo ragione, gli altri che sono i cattivi e hanno torto. E vanno demonizzati, vanno scacciati e gli va proibito
di operare nel nome di Gesù. Davvero questo modo di procedere, questo noi che diventa un assoluto, questo noi è quello che mi vengono in mente le cose che si dicevano anche ai tempi quando si parlava del partito, insomma. Cioè, da solo non sei niente, ma dentro nell'organizzazione sei tutto. Da solo non conti, ma nell'organizzazione diventi una cosa importante. Tu devi annullarti dentro il gruppo, perché quello che importa è il noi, non l'io, il tuo individuale, ma il noi. Perché il noi ci costituisce di fronte al mondo come una forza, come quelli che hanno potere, quelli che sanno chi sono e sanno anche chi non sono gli altri. E lo steccato che viene eretto da Giovanni e che Gesù abbatte con due parole, dice: guarda, lascia perdere, non è questa l'identità. Lo steccato che erige Giovanni è lo steccato di sempre, è lo steccato che attraversa le nostre comunità, che attraversa i gruppi e che, viva Dio, attraversa la Chiesa. Noi e loro. Noi, chiaramente noi buoni, beh, questo neanche da dire, insomma. Magari non perfetti, ma sicuramente buoni, gli altri cattivi. Su questo noi e voi si sono costruite le dittature, eh? Si sono costituite le oligarchie. Noi siamo i migliori, gli altri sono feccia. Noi siamo i discepoli, questo è un intruso. Ora, guardate la vita delle nostre comunità e non ditemi che questa cosa non c'è. Noi e loro. Poi ci sono questi fantomatici loro, quelli responsabili di tutti i mali, che quando poi chiedi: ma chi sono questi loro qua? Nessuno te lo dice, ma sono responsabili di tutti i mali. Perché per essere un noi di questo tipo c'è bisogno di un nemico, c'è bisogno di un avversario, c'è bisogno... io ho presente, non so se avete presente i racconti medievali che descrivono le terre non conosciute, le terre ignote, le terre del Cataio, dell'India, dove ci sono le cose più strane, hic sunt leones, i draghi, i mostri, sono tutti fuori, ci siamo noi e ci sono i mostri. E allora costruiamo le mura per tenerli fuori, per tenerli fuori. E anche nelle nostre comunità. Adesso poi mi sembra che è tornato di moda costruire i muri, così teniamo fuori quelli che ci danno fastidio, gli estranei, quelli che insidiano il nostro benessere, il nostro noi, che oggi è diventato un povero noi soltanto economico, neanche tanto, ma noi e loro. Per la verità io stavo pensando anche a quella che viene chiamata l'antipolitica, che definisce cattivi a prescindere tutti quelli che non gli danno ragione. O i nuovi movimenti delle donne, dove l'altro è cattivo, comunque a prescindere, non c'è problema. È cattivo, va escluso, va perseguitato, va messo fuori, va messo in condizione di non nuocere, a prescindere. Perché ci siamo noi e ci sono i mostri, ci siamo noi e ci sono i barbari. È triste vedere che questa mentalità si diffonde anche nella Chiesa, questa mentalità dell'esclusione, ma del definirsi sull'esclusione. Noi siamo i discepoli, lui è l'estraneo, e il fatto che lui è estraneo rafforza il nostro essere discepoli. Per cui fargli guerra è più che legittimo. Escluderlo, cacciarlo via, proibirgli di operare nel tuo nome è più che legittimo. E Gesù risponde: ma come?
Dove avete stabilito questa differenza? Non c'è nessuno che operi nel mio nome e che poi possa essermi nemico. Non c'è nessuno che possa parlare male di me se opera nel mio nome. Operare nel suo nome non vuol mica dire fare miracoli. Vuol dire vivere in quella maniera che lui propone. Vuol dire esserci su queste cose qua. Vuol dire provare veramente a vivere la vita evangelica. E come fai a dire che è il tuo nemico? Perché non viene nel tuo gruppo? Perché non viene nella tua associazione? Perché non fa le cose come te? Questo basta per definirlo barbaro, invasore? Basta per dire prima noi e poi loro. Gesù dice: chiunque vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Non vorrei mai che noi perdessimo la nostra ricompensa, perché facciamo fatica a dare il bicchiere d'acqua. Adesso poi che c'è il problema del virus diventa ancora più fatica, più pericoloso, più rischioso. Non ci sono fratelli, se non quelli che stanno dalla mia parte. Ci siamo noi i fratelli e loro i nemici. Non importa che non siano nemici, che non si sentano nemici, che non operino, io definisco i nemici. Noi definiamo i nemici. Quelli che ci insidiano. E così scandalizziamo i piccoli, che vedono i cristiani dividere il mondo tra puri e impuri, tra quelli che meritano e quelli che non meritano. Scandalizziamo i piccoli. E poi c'è tutto il tagliarsi una mano, tagliarsi un piede. Forse dobbiamo davvero, io penso che una delle cose che dobbiamo fare come singoli, ma soprattutto come comunità, è quello di avere un percorso di liberazione. Questo tagliare, non tagliare. Dobbiamo liberarci. Liberarci da noi stessi. Liberarci dalla presunzione, dall'egoismo spicciolo, che ti fa escludere i tuoi fratelli perché ne hai paura. È meglio per te entrare nella vita monco che andare con tutte e due le mani nella ghenna. Perché hai conservato i tuoi privilegi, li hai tenuti stretti, non hai condiviso perché sennò restavi senza. Hai tenuto le mani chiuse, i piedi fermi, gli occhi chiusi di fronte al dolore degli altri. Li hai aperti solo per desiderare, come si diceva nei comandamenti, desiderare la roba d'altri, l'invidia. Signore, io penso che queste cose qui, noi siamo troppo abituati a viverci assieme, a non farci più caso, a giustificare, perché poi quando si parla del noi, lì ci sono le giustificazioni, ma lo facciamo per il bene di tutti. No, no, lo fai per il bene di pochi. Ma io lo faccio per la Chiesa, lo faccio per il gruppo, lo faccio... Ah certo, lo fai per quello, non per Gesù Cristo. Sei un discepolo che segue se stesso, che si è creato un assoluto e si è vincolato a Lui. Hai fatto un assoluto del tuo gruppo, della tua organizzazione, della tua chiesa. L'unico assoluto è Dio, che è sciolto dai legami e scioglie anche te, ma Lui però, Lui, gli altri legano, impediscono, vincolano. Io penso che questo Vangelo, con proprio anche questa finale, con un po' truculenta per la verità, sul mozzare mani e piedi,
davvero sia l'indice di un percorso di liberazione. Un percorso di liberazione da se stessi e dagli steccati che abbiamo eretto intorno alle nostre comunità, intorno ai nostri gruppi, alle nostre verità. È un potente invito a liberarsi, perché il Signore non ci crede in queste cose qua. E gliel'ha detto. Chi non l'ha detto? Se uno vi dà un bicchiere d'acqua, vuol dire che un bicchiere d'acqua perché vi riconosce, proprio perché siete voi, è mio discepolo. Non siete mica voi che distribuite le patenti di democrazia e di antifascismo, di altre cose. Non siete mica voi a distribuire le patenti di cristiano, di seguace di Gesù. Io sono quello che sceglie i suoi discepoli, non voi. Voi dovete seguire me. Gli altri non devono seguire voi, devono seguire me. L'abbiamo proibito perché non ci seguiva. Ma voi chi siete? Perché dovrebbero seguirvi? In nome di che cosa? Io penso che dovremmo ridimensionare due o tre cosette. Dovremmo ripensare alla nostra vita comune, alla nostra comunità, nei nostri gruppi, al nostro catechismo. Io penso che abbiamo bisogno di convertirci, di tagliare qualche mano, qualche piede, di cavare qualche occhio, per essere liberi davvero. Pensiamoci su e poi vediamo cosa possiamo fare. Intanto cominciamo a ascoltare con attenzione domenica il Vangelo che leggeremo. Buonanotte.